magari si cerca di andare in compagnia o in orari, si evita di uscire di casa, di venire qua in orari un po' brutti, scomodi, tipo il pomeriggio tardi, la sera. Se uno magari esce da lezione tipo come ci stanno alle 7:30, effettivamente insomma se uno è da solo un po' di paura, però alla fine siamo sempre in gruppo, quindi... Sono le voci degli universitari che frequentano il Parco del Pionta ad Arezzo e che raccontano di un disagio tangibile. L'ultima tragedia di un 29enne morto per overdose mette l'accento su una piaga sociale che non solo distrugge vite, ma lo fa spesso impunemente. Viene la polizia, passa, però ora dici che dovrebbero ripulire, ma per me di molte parole passano, c'hanno delle dosi e... Dopo non riesce, hanno la modica quantità e dopo non gli fa niente anche se la polizia li ferma. In quello che potremmo definire provocatoriamente il sentiero della droga, ormai tante le zone della città coinvolte, dal Pionta a Campo di Marte a Saione, la gente è stanca. Una volta si usciva a pigliare un po' di freschino, a fare una passeggiata con la signora, ma ora bambini piccoli, non è il caso. Sarebbe veramente il centro della città? Sì. Noi ne abbiamo due di centri della città bellissimi, uno è il Pionta e uno è questo, accidenta al meglio. Insomma, bisogna avere un po' delle precauzioni magari, scendo nelle ore magari migliori, comunque io esco anche dopo cena e con la macchina, quindi appena scendo di macchina entro subito nel portone. L'ultima zona in ordine di tempo è Palazzo d'Oro, dove alcuni condomini hanno persino denunciato con un cartello ciò che sta accadendo sotto gli occhi di tutti. Sono sempre in gruppo, non sono uno e due, minimo due, però sono diversi gruppi. Io sabato ho visto due gruppi e ho detto: ragazzi, che fate? E loro mi dicevano: ascolta, noi non ti facciamo niente. E io ho detto: ascolta, e lo so, se non mi fate niente, però scendete da qui. Sì, al sesto piano? Non sesto, sono sesto più un altro, scala settimo, perché di là non si entra nessuno. Non è colpa della polizia, perché loro vengono. Ogni condominio non deve essere sempre seguito dalla polizia sotto.